Ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo video. Io sono Natasha, ma potete trovarmi su Instagram con il nome di StudyBreak2.0. Bentornati ragazzi con un nuovissimo video. Nel video di oggi vi mostrerò la mia collezione di astucci. Perché sì ragazzi, ne ho davvero, davvero tanti e forse anche fin troppi. È una sorta di, diciamo, quasi malattia, se si può chiamare così, come c'è chi magari è shopping dipendente di borse, di scarpe. Beh, io lo sono con gli astucci e gli evidenziatori, ma soprattutto con gli astucci, perché davvero ragazzi ne ho tantissimi e in questo video ovviamente ci tenevo a mostrarveli tutti. Allora partiamo dall'astuccio più richiesto, più bello e che in tantissimi di voi mi hanno mandato screenshot dove mi mostravano il fatto di averlo acquistato dopo un mio video e la mia recensione, e sto parlando dell'astuccio valigetta che si chiama Utro Pencil Case, ed è questo astuccio valigetta che molti di voi conosceranno. Vi metto anche il link del video nel quale ve lo mostro per la prima volta e anche quello del What's in my pencil case. È questo astuccio valigetta molto comodo e capiente che ho acquistato su Amazon a 14€, 13,99€, che per un astuccio di queste dimensioni e capienza diciamo che vale la pena acquistare. Infatti molti di voi, ripeto, l'hanno acquistato. L'astuccio si compone così, molti di voi già lo conosceranno. In questo reparto ci sono delle varie taschine e una taschina fatta con la cerniera e la rete, così da vedere che cosa si mette dentro. Io qua ho deciso di mettere delle penne varie. Poi ci sono questi inserti, questo qua che è attaccato direttamente all'astuccio, mentre questo qua, come potete notare, si può staccare, è removibile. E non c'è solo questo, ma ce n'è un altro che ovviamente non metto perché sennò non mi si chiuderebbe l'astuccio, dato che questa zona la uso per mettere evidenziatori, post-it, cancellino e temperino. Diciamo che quando vado in giro in università o in biblioteca a studiare con questo, io mi sento a mio agio perché sono sicura di non aver dimenticato nulla a casa e che effettivamente è tutto qua dentro. Altro astuccio che vi mostro, anche questo ha avuto un successone, ed è questo qua di H&M, questo piccolino, che a tutti voi sembra piccolino, mi avete chiesto: Natasha, ma ci stanno le cose dentro? Non è che poi magari è poco capiente, non ci posso mettere determinate penne, matite? Ragazzi, ci sta tutto, e nonostante le piccole dimensioni è molto capiente. L'ho pagato questo 7€, perché era 6,99€, forse per il fatto di essere fatto in velluto, da H&M, ed è molto molto bello. Uno degli ultimi astucci che ho acquistato è stato questo qua, della Vernice Fresca, si chiama la marca, è una marca che fa anche quaderni che sono molto simili alla Monocromo, quella della Pigna. Praticamente questo astuccio è fatto interamente di silicone, come potete notare. Ci sono di tanti colori, ci sono anche colori pastello come il glicine, l'azzurro, il pesca, e oltre a questa forma che è la classica bustina, ci sono anche quelli rotondi, più o meno come questi, però ovviamente di questa lunghezza. Questo astuccio l'ho pagato 3,70€, ed è pochissimo per un astuccio, è capientissimo perché negli ultimi periodi di lezioni e di corsi universitari lo portavo sempre dietro, mentre il tombolino costava meno, 3,20€, probabilmente anche per il fatto che fosse leggermente più piccolo. Altro astuccio che ho è questa bustina presa su Amazon con dei cactus carinissimi. Dietro c'è la scritta Stay Away From Me, ed è una classica bustina piccolina, ci sta dentro il necessario, e questo astuccio assieme al prossimo che vi farò vedere solitamente lo porto dietro durante gli esami, quando ovviamente non si necessita l'utilizzo di evidenziatori, di penne colorate, ma semplicemente di due biro, una matita e una gomma, semplicemente questo. L'altro astuccio che vi devo mostrare, simile a quello di prima per l'utilizzo, è praticamente dentro questa borsa, perché l'ho portato dietro stamattina, ed è questo qua di Tiger che mi ha regalato una mia amica Elisa. Questo astuccio non so dirvi quanto costi, però sono sicura che costerà sui 2€, massimo 3, ma non penso. Altro astuccio che vi mostro è questo qui di Mans, che è un'azienda italiana che vende prodotti di cancelleria ecologici, quindi fatti con carta, plastica, riciclate e altri materiali simili. Questo astuccio l'ho utilizzato per ritirare dentro i prodotti che mi sono stati inviati da Mans. È una bustina fatta con materiale in juta, come potete vedere, guardate, anche voi dentro è abbastanza capiente.
Vi stavo dicendo, dentro è abbastanza capiente, ci sta un'agendina, evidenziatori, penne, gomme, ha anche una taschina qua davanti. L'unica cosa che non mi fa appazzire è proprio il materiale stesso, perché come potete notare è molto ruvido, essendo appunto juta, e diciamo che non è una tipologia di astuccio che mi piace particolarmente. Altro astuccio che ho è sempre una delle new entry e mi sono innamorata praticamente di questo astuccio, ed è questo coi gatti porta fortuna, e sempre preso da H&M. Questo astuccio in realtà sarebbe una beauty porta trucchi, una beauty pochette porta trucchi, ed è ovviamente da viaggio, solo che per me quando l'ho vista ho detto: ah, qua ci saranno dentro 50.000 evidenziatori. Non ho pensato ai trucchi, perché come potete ben vedere non mi trucco, ma ho pensato subito a tutti i miei evidenziatori. Ed effettivamente l'altro giorno ho fatto una foto, che magari uscirà brevemente su Instagram, dove l'ho riempito con tutti i miei evidenziatori Stabilo, e ci stavano tutti e c'era ancora posto, per dirvi quanto è grosso. Questo l'ho pagato 8 euro, perché ovviamente rispetto a un classico astuccio di H&M, che diciamo quasi tutti hanno, ed è la classica bustina, questo è molto più capiente. E niente, guardate quanto sono belli questi gatti, non si può non avere. E tra l'altro, se siete interessati, c'è anche, è uscito da poco, c'è anche la versione con i fenicotteri. Altri astucci che ho, questi ve li mostro assieme perché sono di H&M entrambi, sono queste bustine, e sono le bustine di cui vi parlavo prima, nel senso che queste costano meno perché ovviamente la capienza è minore rispetto a quella dei gatti di prima. Questi qua sono i gatti sirenosi, e anche questo è uno dei miei preferiti tra tutti gli astucci che ho, perché sono fantastici. E mentre questo c'ha su gli emoji, e tra l'altro è il primo che ho acquistato da H&M, la prima bustina astuccio che ho acquistato. Queste bustine vengono 3,99 euro l'una, quindi costano pochissimo, sono capienti e sono anche molto belle, perché trovate tantissime varianti di queste bustine, con le patatine, con gli unicorni, con i fenicotteri, di tutto e di più. Davvero, ne hanno fatte in tutti i modi e sono davvero bellissime. Altro astuccio che ho, e che mi ha regalato sempre una mia amica Elisa, sempre la stessa mia amica, è questa bustina con i cactus, carinissimi, guardate come sono dolci. Questa però l'ha presa non da H&M ma da Primark, e a differenza di quelli di H&M, qua dietro è trasparente, non c'è la stampa. Come potete notare, praticamente sono identici anche nella grandezza, e come ho detto prima, la differenza sta che dietro in uno non c'è la stampa, mentre nell'altro sì. Tornando sempre da H&M, un'altra tipologia di astuccio che ho preso è questo, è la classica bustina di H&M. Questo è un vero e proprio astuccio, quelle di prima erano tutte porta trucchi. Questo qua è l'unico astuccio bustina che ho preso da H&M, e ho deciso di prenderlo con questa scritta che è Rainbow Crew. Questo perché io adoro i colori dell'arcobaleno, e adoro anche il materiale con cui è stato fatto questo astuccio. È un materiale stranissimo, non so descriverlo, molto capiente anche questo. Poi c'è qualcosa dentro. Ah, questo costa, mi sembra, sui 7 euro, 6,99 euro. E ci sono anche in questo caso tantissime varianti, con gli unicorni, fenicotteri, di un colore lilla metallizzato, davvero molto bello. Altro astuccio che voglio mostrarvi è questo di Tiger, che anche questo ha avuto un successone, molti di voi erano disperati perché quando sono andati da Tiger purtroppo non c'era più, ed effettivamente l'unica pecca di Tiger è il fatto che molte cose o non arrivano in tutti i distaccamenti, le filiali di Tiger, o comunque durino poco, non danno neanche tempo di far passare uno o due mesi che già li hanno tolti via. Comunque questo è l'astuccio di Tiger col cernierone, anche questo è capito, questo è davvero tanto capiente, molto più di quello di H&M di prima, e dentro infatti c'ho ancora tante altre cose che, oh mio Dio, non mi ricordavo di avere anche queste cose. Ah, ecco dove era finito, non trovo più questo. Vabbè ragazzi, io ho talmente tanti astucci che mi dimentico pure dove vado a mettere le cose. Ultimo astuccio che vi mostro è il primo astuccio che io abbia acquistato a livello di università, nel mio primo anno di università, che ho fatto la Cattolica a Milano per lingue, ed è Jumbo. Questo bellissimo astuccione a cerniera, che anche questo è molto capiente. Da come avete capito, io prediligo gli astucci abbastanza capienti, perché mi piace davvero portare dietro di tutto e di più. E questo astuccio ha la particolarità di scomporsi completamente,
perché è tutto fatto in zip con la cerniera praticamente. Vedete? È bellissimo. Tra l'altro ci sono ancora in giro, nella mia cartoleria ci sono tante altre varianti con i mostriciattoli, senza, anche solo senza gli occhi, praticamente solo a cerniera. Però secondo me un astuccio così ti rallegra lo studio in maniera pazzesca. E niente ragazzi, questa è la mia collezione e ve lo giuro, sono tutti i miei astucci che uso e alcuni non uso più o che comunque magari utilizzerò in futuro. Per ora sto utilizzando appunto la valigetta, però adesso mi era venuta una mezza idea di ricominciare ad utilizzare Jumbo perché mi piace tanto. Se il video vi è piaciuto mettete un bellissimo like qua sotto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se sono una pazza, una carta pazzosa, una che si deve andare a far curare perché ne sono consapevole, non è molto normale avere tutti questi astucci, non li ho contati ma dovrebbero essere 13 astucci. 13 astucci, senza contare quelli che ho ancora ritirati di sopra nella mia libreria delle superiori, che sono forse altri 5-6. Vabbè, vi ricordo che potete trovarmi su Instagram e il link ve lo lascio sempre sotto qua in descrizione. E niente, ci vediamo con un prossimo video, ciao!